Sindaco Clemente, cosa rappresenta, che impatto ha sul territorio la presenza di questo sportello? Ma è un'iniziativa assolutamente importante che abbiamo accolto con favore e con grande impegno e responsabilità. E la violenza in genere, ma la violenza di genere, sono da eliminare e quindi vanno attivate procedure per prevenire questo tipo di violenze ed evitare che accadano casi simili a quelli che purtroppo sono accaduti nelle nostre vicinanze mesi fa e che hanno colpito una donna del vino che è Marisa Leo, a cui noi abbiamo voluto dedicare oggi questo sportello che si sta inaugurando a Melfi. Assessore Pisano, chi c'è dietro lo sportello antiviolenza che si sta inaugurando oggi a Melfi? Lo sportello è nato da un protocollo di intesa firmato dalla nostra amministrazione con l'associazione Cotulevi, che è un'associazione che si occupa di diritti umani contro le violenze e soprattutto le violenze di genere. Questo sportello l'abbiamo fortemente voluto, nato da una sinergia con la Consulta delle Donne, che da anni si esprime e soprattutto cerca di portare avanti l'iniziativa e sensibilizzare la comunità su questo tema. Noi ne siamo veramente felici, oggi è l'inizio di un lungo percorso che porterà non solo all'ascolto e soprattutto alla prevenzione, ma anche alla formazione. Quindi da qui partiranno i momenti formativi per professionisti, coinvolgimento delle scuole e ancora di più cercare di prevenire questo fenomeno che purtroppo è dilagante. Noi siamo molto contenti perché sì, questo sportello antiviolenza a Melfi ha un significato particolare, lo abbiamo dedicato in memoria di Marisa Leo, che per noi ha lavorato con tante donne e con tanti uomini facendo parte delle donne del vino. Quindi oggi grande emozione, ma soprattutto l'inizio di un grande percorso.